Vedo entusiasti. We got a CIA station just up the road. Marco Scorsese e Diego Armando Maradona. Stay hungry. Ma lei è fuori di stay food. Stando qui, sono tutto il mare vivendo, questi pensano solo i cazzi loro. Buonasera, buonasera, bentornati allo Schiaffo, buon inizio di settimana, almeno per noi che iniziamo il martedì, e come sempre il martedì sono protagonisti i nostri ragazzi, quasi tutti nuovi, perché noi la ricerca di nuovi talenti televisivi continua tutte le settimane. È una puntata di fine anno, almeno per quanto riguarda quella del martedì, e facciamo un bilancio di questi primi 12 mesi da segretario, ma soprattutto 9 mesi da presidente del Consiglio, di chi? Ovviamente di Matteo Renzi. Come sono andati questi primi 9 mesi? Le aspettative sono state centrate? Come sarà il 2015? Ne parliamo con voi da casa e soprattutto con i ragazzi che vi vado a presentare. Allora, Elisa Scarano, che torna a trovarci, consigliere di zona Milano per i Verdi, consigliera federale del suo partito. Ciao. Marco Bestetti, laureato in giurisprudenza, lavora nell'ufficio legale di una società a Milano, consigliere di zona responsabile Giovani Forza Italia. Buonasera. Carlo Notar Pietro, studente di economia, iscritto al PD, critico verso la gestione politica partitica di Matteo Renzi, ha fondato l'associazione A Sinistra. Diletta Paladini, nostra collega, dottore, giornalista, dottore di ricerca in studi americani, appassionata di politica e di esteri. Ciao Dile. Leonardo Veneziani, studente di scienze internazionali, ciao, istituzioni europee, iscritto al Partito Democratico, invece renziano, vede positivamente il lavoro di Renzi. Luca Toccalini, studente di economia aziendale, coordinatore provinciale dei Giovani Padani. Buonasera, ciao anche a te. Stefania Araldi, bentornata, militante di Casa Pound, studente di scienze del turismo e giustamente lavora e aiuta la famiglia, no, come cameriera, ma non nella famiglia. La famiglia lui, invece, eccolo qua. Marco Antonelli, studente di giurisprudenza, appassionato di politica, ha partecipato alla campagna amministrative 2011 per il Terzo Polo, tu sì, aiuti la famiglia nel bar, giusto? Buonasera, e non siamo da soli perché siete tantissimi a casa, ma soprattutto abbiamo la nostra Diana Maltagliati. Ciao Diana. Ciao Marco, buonasera a tutti ragazzi, sono pronta dalla postazione 2.0, per cui ricordo agli spettatori che siamo attivi sia su Facebook che su Twitter di aggiungerci sulle pagine di Facebook e di scrivermi perché leggerò i vostri messaggi in diretta. Esatto, tu hai un compito importante questa sera, Diana, perché stasera ci dovrai dire che cosa ha fatto il governo Monti in base a quelle che erano le loro promesse. Allora, primo giro velocissimo, eh? Allora, passatevi il microfono a uno, uno dopo l'altro. Partiamo da Elisa. Allora, ognuno vi chiedo solo il voto, poi mandiamo un servizio, io mi segno, poi faccio la media, il voto al governo Renzi. Elisa, vai. 4. Bene, allora 4 più, poi Marco. Mi associo anch'io al 4. Allora facciamo 4, no, perché fa 12? Aspetta, ho sbagliato. Allora 4 più, 4 più, è ok. Poi Carlo. 6. Diamo un bel 6 più, poi andiamo Diletta. Mi accodo a Carlo, 6. Diamo un 6 più, poi Leonardo. Io direi un 9. 9 più, poi andiamo da Luca. Io sono più cattivo, direi un bel 3 secco. Un bel 3 secco. Mi associo più anch'io al 3. Allora diamo 3 più. E Marco? 6 e mezzo. Tu devi sempre fare quello diverso, sì, dagli altri. 6,5. Certo. Allora 41,5 diviso 8 fa 5,1. Quindi non raggiunge la sufficienza. La nostra Margherita Lando racconta così gli 9 mesi da presidente del Consiglio, e poi vediamo un po' cosa ne pensano i ragazzi. Vai regia. Vorrei dire semplicemente grazie ad Agnese, lei sa perché. È l'idea che anche se io non potrò cambiare da solo il mondo, se non ci provo io, nessun altro lo farà più. Per quelli che non sono del PD, mi dispiace per voi. C'è posto, se volete venite. Meno 80 euro sono il Giorgio Mastrota dei Noatri. C'è un sito www.labuonascuola.gov. Basta. Labuonascuola.gov/it va verificato. Andate su Google e cercate la buona scuola. Credo che fare politica significhi anche condividere una bellezza di relazioni umane tra di noi. E vorrei dirvi con grande generosità che vi concedo ben mezza giornata di riposo. Ti chiedo scusa. No, perfetto. Posso interrompere un sacco? Perché no, i piani, no, i programmi. Aspetta, fammelo dire prima, poi mi interrompi. Ma perché i programmi, non sono venuto qua a parlare di programmi. Però come sai, presidente del Consiglio, io ho in tasca la lettera di dimissioni se continua a provocarmi sul terreno calcistico.
Evitiamo le pagliacciate, dai ragazzi. Now is the time of lunch. Carino, carino. Allora Marco, parto da te. Tu avevi dato 4. Perché 4? Ma 4 perché è un gran simpaticone Renzi, questo l'abbiamo visto tutti quanti. A slogan, a promesse, a parole, niente da dire, il problema è che è solo slogan, solo parole, solo promesse. Di fatti concreti non ho visti o nulla o poco e niente. Quel poco che ha fatto è la scoppiazzatura di quello che il governo Berlusconi aveva iniziato quando era al governo del paese, quindi è una brutta copia, tra l'altro mal tradotti in fatti concreti, di quello che era il centrodestra con Berlusconi presidente del Consiglio. È un PD senz'altro nuovo. Vi ricordo che ci avete fatto il patto del Nazareno, sì, voi, eh? Però limitato assolutamente a una o barra due riforme che sono, guarda caso, le riforme che noi abbiamo sempre voluto. Uno, la riforma costituzionale, istituzionale del Senato, l'abbiamo sostenuta perché è quella che abbiamo proposto e votato noi nel 2006, poi il referendum la cancellò. Seconda, la legge elettorale che premi i grossi partiti, il bipolarismo, bipartitismo, che eviti il ricatto dei partiti più piccoli per portare la democrazia italiana ad una democrazia moderna. Questo è il motivo. Stefania, tu avevi dato 3 semplicemente perché non ha fatto nulla, potrebbe fare di meglio, è tanto giovane e non ha creato niente, anzi contribuisce alla disfatta del paese che stiamo assistendo. E il tuo giudizio è proprio iper negativo, assolutamente. Allora, continuo con i ragazzi, però Shish. Diana, non cominciare con Shish, perché sai che non finisco la puntata. Oggi i voti in qualche modo li ha dati anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Perché? Cosa ha detto su Renzi? Perché oggi il Presidente Giorgio Napolitano ha parlato per 26 minuti durante lo scambio di auguri istituzionali di fine anno con le più alte cariche dello Stato. Ha dato i voti, nel senso che ha parlato nel complesso dell'operato riformatore del governo Renzi, dando un buon giudizio anche sul superamento del bicameralismo perfetto. C'è anche stato un esplicito appoggio alla riforma del lavoro, un ammonimento ai sindacati perché ritorni il dialogo. Poi Giorgio Napolitano ha parlato anche delle sue dimissioni, anche se in senso lato, perché ha detto è importante non fermare la continuità istituzionale e politica, almeno fino alla fine del semestre europeo, che sarà il 13 di gennaio del 2015. Esatto. Riguardo al voto anticipato, ha detto sono solo parole e non ci si sta concentrando sulle cose più importanti. Inchiostro tutto buttato, ha detto Napolitano. Esatto. Poi si è girato verso la Boldrini fuori onda e ha detto ma sono stato lungo? E la Boldrini no, lei è stato incisivo. Luca, voto. Perché avevi... Napolitano o Renzi? No, a Renzi, rimaniamo okay, sempre no, su Renzi. Renzi, io sono sempre sul mio 3 secco. Il tuo 3 secco, perché no? Renzi è l'uomo dei numeri, Renzi prometteva il 24 febbraio farò quello, il 18 marzo farò quell'altro, poi alla fine, concretamente, dopo 9 mesi dal suo governo, notiamo che sui 60 miliardi di euro promessi, 60 miliardi per la pubblica amministrazione ne sono stati somministrati solo 30, sugli 80 euro che dovevano essere poi anche per i pensionati e per le partite IVA non sono mai arrivati, quindi un conto è promettere, un conto puoi fare con concretamente. Un pochettino anche il resoconto dei numeri di Renzi. Sì, sì, intanto finiamo questo giro, poi continuiamo. Certo. Allora, Elisa, hai già il microfono in mano. Avevi dato 4. Parlo dell'ambiente. È giusto, è il tuo pane l'ambiente. Ecco. Quindi lo Sblocca Italia è stato definito da noi ambientalisti il decreto più antiambientalisti della storia della Repubblica Italiana. All'interno abbiamo cementificazione, trivellazione, la gestione dei rifiuti tutti in mano agli inceneritori. Noi siamo qui a Milano a fare la differenziata delle cose, loro ci rimettono gli inceneritori. Quindi su questo punto è proprio bocciatissimo sull'ambiente, il Ministero dell'Ambiente è stato tagliato di tantissimi fondi, è la cenerentola dei ministeri, quindi per questo un 4 meno, perché non si poteva mettere il meno. Che non si poteva mettere il meno. Allora, Carlo invece voto? Vorrei dare la soluzione. Voto 6, vorrei dare la soluzione, dice Renzi, però non magari. So, diciamo che ha tante soluzioni, poi bisogna farle in qualche modo incastrare. Sì, ho dato un voto 6 perché su tante questioni ho un giudizio positivo, su poche ma importanti questioni ho un giudizio fortemente negativo, come per esempio i temi del patto del Nazareno, riforme istituzionali e riforme economiche, anche se non possiamo sapere cosa gli sono detti in quel patto, ed è l'altra cosa che io critico molto di questo governo, cioè come è nato, perché è nato con una crisi extraparlamentare, ricordiamocelo, il cui primo atto è stato il patto del Nazareno,
Dopodiché né i militanti del mio partito né i cittadini l'hanno mai votato. Dopo le elezioni del 2013 sì, ci fu un governo di larghe intese per la situazione che c'era e va benissimo, dopodiché stiamo andando avanti così da un bel po' di mesi e nessuno ha mai votato, anche quando lui dice io ho avuto il 41% alle elezioni europee. Sì, però è una legittimazione, io cittadino di cartone. Ho votato lui disse alle invasioni barbariche no, guarda Darias, mai senza passare dal voto regolare. Fra l'altro mi segnalano dalla regia che io ho esordito dicendo governo Monti, forse è un lapsus, ma volevo dire governo Renzi, ovviamente. A Paladì. Ho dato un bel 6, che è un 6 sulla fiducia, sostanzialmente io condivido massimamente quello che ha appena detto Carlo, e mi sposterei però su una delle grandi promesse che Renzi aveva fatto e che a tutt'oggi non vedo soddisfatta, che è la buona scuola, sulla quale io avrei moltissimo da ridire anche per esperienze personali, certo, e con esempi concreti. Ecco, questa è stata probabilmente la scottatura più grande che io recupero di questi. No, sì, assolutamente. Leopolda. Sì, assolutamente, e non scordiamoci anche che Matteo Renzi questo problema ce l'ha in casa con la moglie Agnese, che è un insegnante, quindi era tanto più importante dare un segnale forte che io al momento non vedo assolutamente. Dopo mi dirai esattamente. Sì, assolutamente. Poi l'ultima cosa. Vai. La presidenza italiana, il semestre italiano non l'ho visto per niente bene questo semestre italiano, però ripeto, un 6 sulla fiducia perché ancora c'è da fare. Leonardo. Io vabbè, ho dato un 9, io sono diciamo abbastanza soddisfatto di questo governo perché tra le tante cose sta creando appunto una riforma del mercato del lavoro in Italia che finalmente toglierà il gesso che l'affligge, che la rigidità appunto è anche un motivo per cui non abbiamo una presenza di investitori da parte di investitori internazionali che investono nel nostro paese. Invece per quanto riguarda appunto il cambio, famoso cambio fra governo Letta e governo Renzi, bisogna dire però che Letta non aveva un piano deciso l'ha presentato qualche giorno prima della direzione in cui è stato deciso il cambio di governo. Poi andare al voto sarebbe stato comunque abbastanza inutile perché sarebbe andati al voto con un sistema proporzionale che ci avrebbe riconsegnato una situazione. Quindi tu in qualche modo stai rispondendo a chi? Ok, voglio sentire l'ultimo giro, tocca a te, vero Marco? Siete già intervenuti tutti? No, volevo sapere innanzitutto da chi è stato deciso il cambio di governo. Questa sera mi sembra un po' occidentale. È vero. Forte. Sei forte, Marco. No, volevo sapere quando è stato deciso il cambio di governo. Da chi? Cioè, nel senso, da chi è che è stato deciso il cambio di governo? Perché in teoria i governi li si vota, in pratica io mi ricordo Renzi, quando penso a una votazione a Renzi penso a Enrico Stai Sereno. Cioè, il mitico Enrico Stai Sereno. E lì, lì è partito proprio il dice missile, molto del personaggio, nel senso che uno può dire tante belle cose, ma poi se fin dal principio dice una cosa e fa l'opposto diventa anche poco credibile. Io dato 6,5 perché comunque qualcosa ha provato a farlo, è vero che non è semplice perché comunque proprio perché non ha una legittimazione popolare diventa anche complicato in alcuni frangenti. È vero anche che ha parlato tanto, ha fatto tante promesse che sapeva di non poter mantenere nei tempi, soprattutto che diceva lui, e adesso i risultati sono che la gente si lamenta ed è anche normale. Allora, i tempi importantissimi, Diana, arrivo da te con le riforme della legge elettorale. Marco, mi sembra che gli italiani si sfamino con le parole, dicono pensiamo prima agli italiani, e nel mondo tanto lontano ma vicino succedono le stragi, dopo ne parliamo purtroppo anche di questo. Un telespettatore dà 2 come voto, immagino, perché ha scritto solo 2. Ciao Marco, mi spieghi quelle novità per cui nella pubblica amministrazione ora si può far la spia sui colleghi fannulloni, mentre non meno di 2-3 mesi fa nella trasmissione di Giletti hanno intervistato una donna che per averlo fatto è stata costretta a dimettersi. Ciao Vania, non sono espertissimo di questa cosa, se qualcuno di voi ne ha contezza, ma cercheremo di darti una risposta, Vania. Allora, è stata... Noi in questi 6 mesi siamo convinti di aver fatto molto. Sì, però tra le promesse, tra il dire e il fare, Diana, partiamo dalla legge elettorale. Sì, poi ci spiegherai anche il missile Padulo, comunque Marco. Comunque, partiamo dalla legge elettorale, perché Renzi è solito dare i numeri, li abbiamo dati noi dandogli un voto, ma adesso vediamo un attimo anche che cosa ha fatto e cosa no. Tempo scaduto per la riforma elettorale, perché ora l'Italicum è in discussione al Senato, è passato alla Camera, però è ancora in discussione. Che cosa prevede quest'Italicum? Prevede un proporzionale, un premio di maggioranza per la lista, non
con il partito che raggiunge il 40% dei voti, circoscrizioni provinciali, doppio turno e pare il ritorno alle preferenze. Altra promessa di Renzi è quella del Jobs Act, anche qua tempo scaduto. Andiamo perché... sul Jobs Act e poi qui ci fermiamo, perché più che della riforma elettorale, che la gente a casa sì sarà interessata, ma forse... La riforma del lavoro invece tocca tantissimo le famiglie italiane. È stato approvato in terza lettura al Senato ed è ora legge delega. Dovrà passare in Consiglio dei Ministri alla vigilia di Natale, pensate un po'. Notizia di oggi è che il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha convocato per la mattina di venerdì 19 dicembre a Palazzo Chigi una riunione con le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro. Oggetto dell'incontro sarà proprio l'attuazione della legge delega in materia di lavoro. Esatto, perché noi abbiamo detto tempo scaduto? Perché Renzi parlò della riforma del lavoro entro marzo. Non è che vogliamo star lì a dire marzo, aprile, maggio, giugno, ma insomma quando uno si presenta come il nuovo e si presenta dicendo faso tutto me, cioè faccio tutto io, lunedì faccio questo, martedì, mercoledì e giovedì, poi i mesi passano, questa è la conferma che tra il dire e il fare c'è una bella differenza, che poi non è un giudizio negativo o positivo, è semplicemente un'analisi di quello che è un paese che probabilmente tra il dire e il fare di mezzo c'è tantissimo. C'è tantissima roba. Certo, normale. Purtroppo lui ha voluto fare il di più, secondo me, ha voluto proporsi come nuovo e aveva ragione, perché tanti contenuti li ha portati nuovi, sicuramente nel suo partito e nel paese. Però è vero anche che quando tu fai delle promesse al tuo paese devi anche saperle mantenere. Non dico che deve essere a marzo, però se tu dici a marzo e siamo a dicembre che forse viene attuata la legge delega, forse... diventano tanti mesi di differenza, non sono più un mese, due mesi. Ma tu credi veramente che la legge, il Jobs Act, così, che poi alla fine dobbiamo aspettare i decreti delegati, esatto, perché ragazzi esatto. Qui è tutto molto più complicato, lì è una legge delega molto fumosa, io ho provato a leggerla, ne abbiamo letto uno stralcio una sera, sembrava veramente una roba da amici miei, senza dire quella roba lì, insomma. No, a me quello che è un po' scandalizzato, che c'entra col Jobs Act, ma relativamente, è quando Franceschini ha detto che chi manifesta non attrae, cioè respinge gli investitori Parli esteri. Della Scala Milano. Esattamente, però poi io vedo Poletti che viene fotografato in certi ambiti, che è il ministro del lavoro, allora mi sembra difficile credere che un lavoratore che manifesta per le sue idee e cioè per i suoi diritti soprattutto, al di là di quello che si possa pensare, possa essere un ostacolo agli investitori esteri e un ministro del lavoro fotografato con un boss mafioso non lo sia. Non lo sia, sì, hai toccato un gran tema. Marco? Il tema della riforma del lavoro secondo me è fondamentale, perché la cartina di tornasole di quello che è il dramma che sta vivendo oggi il Partito Democratico, il partito che regge questo governo, nel senso che sulla riforma del lavoro si stanno scannando proprio internamente al PD in maniera molto feroce. Noi abbiamo da una parte un Presidente del Consiglio che cerca di riattuare quello che il centrodestra aveva provato a fare con un ritocco dell'articolo 18 che aveva portato la CGIL in piazza, scioperi generali, tutta la sinistra, forse anche il Matteino nazionale in piazza anche lui contro il governo Berlusconi, e adesso scopre con 10 anni di ritardo, bontà sua, che forse quella riforma era qualcosa di positivo e cerca di farlo però all'acqua di rose, perché è una legge delega, una bella favoletta che poi deve tradursi in qualcosa di concreto che ad oggi ancora non si vede, neanche si immagina, con una spaccatura interna al PD tra chi rincorre il Presidente del Consiglio sugli slogan e chi invece è ancorato al PD storico, vecchio, ingessato, dei diritti intoccabili del lavoratore, che è ancora legato a più un'Unione Sovietica che magari agli Stati Uniti o agli Stati Uniti però, d'Europa. Però Marco, permettimi, quello che tu lamenti di là sta creando delle forti spaccature anche da voi. Noi abbiamo avuto Bianconi l'altra sera, ci sono due anime molto forti anche all'interno di Forza Italia. No. Quindi forse sto abbraccio mortale è veramente mortale anche ma per voi. Evidentemente, perché non si è ancora capito, alcuni del mio partito forse non hanno capito che non è un abbraccio mortale ma è un sostegno limitato esclusivamente a due riforme, in politica economica, sul lavoro abbiamo votato contro, sulla politica economica del governo Renzi siamo in totale disaccordo. Non possiamo ovviamente votare contro, e mi meraviglio che il Partito Democratico non sia stato coinvolto, perché io so cosa è stato detto durante l'incontro Lazzareno, perché Berlusconi ce l'ha detto in più riprese, quindi voi non avete avuto questa fortuna, noi sì, ci ha raccontato chiaramente quello che vi sto dicendo, cioè che il sostegno tra virgolette al governo Renzi riguarda esclusivamente la riforma istituzionale, che è la riforma che noi nel 2006 avevamo già votato esattamente così com'è, col superamento del Senato, la semplificazione politica. Su tutto il resto siamo assolutamente all'opposizione. Allora, Carlo e Leonardo, voi nel PD rappresentate
i renziani e i cuperliani, sempre ammesso che esistano i civatiani. Non mi sento più di una corrente in generale, esatto. Però diciamo che sono più della parte sinistra, se così si può dire. Una cosa che vuoi dire a Renzi e una cosa che vuoi dire a Cuperlo o a Civati, vedete voi qual è... Una cosa che voglio dire a Renzi è che va bene andare velocemente, usando la metafora di correre velocemente con una bicicletta, che lui usa più volte, però bisogna stare attenti al terreno su cui si va con questa bicicletta. Non basta soltanto promettere e andare velocemente, bisogna riflettere e capire bene che strada prendere, perché se prendi quella sbagliata poi va a finire male. Va a finire male. Una cosa che vorresti dire invece ai cuperliani, ai civatiani, con i quali il dialogo è un po'... Ma una cosa che vorrei dire è un pochino, tra virgolette, la coerenza, non per essere cattivo. Ho visto che, ad esempio, per quanto riguarda il caso di Corradino Mineo, tutti a dire votiamo contro in commissione, ad esempio il governo è stato battuto in commissione al Senato, fra l'altro, per dare un cosiddetto segnale. Però qui quello che rischia è l'Italia alla fin fine. Però... ad esempio Corradino Mineo dice tanto non sono d'accordo, allora a quel punto, piuttosto che rimanere nel gruppo parlamentare del PD, conviene spostarsi nel gruppo misto, piuttosto, se non si riconosce. Beh, però uno può anche legittimamente decidere di no, ma ci mancherebbe, esprimere la propria opinione. Tu gli stai dicendo, se non vi va bene, quella è la porta. Io dico votare assieme al proprio gruppo parlamentare, non c'è il vincolo di mandato, assolutamente. Però votare, mandare il governo sotto in commissione per mandare un segnale mi sembra una cosa un po' azzardata. Ok, allora continuiamo. Sì, sì, Diana, vai col messaggio. Puoi essere renziano quanto vuoi, ma dare un 9 a questo governo vuol dire avere i paraocchi, le cuffie e pure il naso tappato. Questo... E poi c'è anche... Si firma, per favore, almeno diciamo il nome. Massimo Germani, perché Massimo su Facebook, per cui sì, c'è sì, il certo, nome. Certo. E invece poi c'è Andrea Guidotti da Ancona che ci scrive: Renzi parla, ora servono risposte dirette e concrete, altrimenti perde di credibilità. Ok, allora, ho 2 minuti e mezzo adesso, Diletta, commento velocissimo su quella che è la riforma del lavoro, noi ci siamo dentro tutti i giorni, sì, ne ci parliamo. Siamo dentro tutti i giorni, io su questo sono piuttosto critica perché mi aspettavo uno snellimento però concreto, efficace, che non vedo nell'immediato, non vedo nel medio periodo, quindi sono piuttosto critica. Ma tu questo Renzi invece molto barricadero nei confronti dei sindacati come lo giudichi? Ho troppo in mente Crozza per dare un giudizio assennato, no, troppo barricadero nei confronti dei sindacati, c'è un terreno da considerare, delicato da considerare, sì, poi sì. Stefania? Io mi chiedo come si può governare un paese se ci sono queste spaccature, se non sa neanche lui, Renzi, cosa fare. Ha tagliato 100 milioni, se non sbaglio, di euro per le politiche sociali, formazione, scuola, e non si può fare questo. Cioè tu dici che non ha le idee nemmeno chiare? No, assolutamente. Siete cattivissimi con il governo Renzi, accidenti. Non ha un programma suo. Evidentemente magari noi ce l'abbiamo più di lui. Luca? Sì, no, più che altro per me il Job Act è partito proprio male, perché comunque tutto il dibattito sul Job Act si è incentrato su questo articolo 18. E penso... poi quello è il nodo. Esatto. Però peccato che in questo momento, io ho parlato anche con diversi imprenditori, mi capita comunque girando i mercati nelle piazze, è ovvio che ti dicono, io non sto assumendo perché c'è l'articolo 18, non è l'articolo 18 che mi impedisce di assumere una persona, è che se per pagarla 1000 euro devo pagare 2000 euro, se comunque il cuneo fiscale. Esatto, il cuneo fiscale è altissimo, è quello il problema, se la produzione è bassa, tu cerca di agevolare la produzione delle aziende e abbassare comunque il cuneo fiscale. A quel punto allora parliamo di Job Act. Certo. Carlo, volevi aggiungere qualcosa? Passategli un attimo il microfono. Poi chi manca a questo giro? Forse ci sei tu, Elisa, vai. Sul Job Act, 2 cose velocissimi. In generale è stata data un'impostazione buona dal mio punto di vista. Il punto è, la mia forte critica è che A, è una delega in bianco che lui su cui lui ha chiesto una fiducia al Parlamento, ed è una cosa che io non riesco proprio a condividere. B, ha impostato lui subito la discussione sull'articolo 18, che dobbiamo dircelo chiaramente, è una cosa che non esiste più, è stato abolito. Poi cioè, c'era un'ultima parte su cui lui poi ha fatto un passo indietro, ma per diversi mesi con i sindacati, con il governo, c'è stata una discussione su una cosa che non esiste, perché è stato abolito dalla riforma Fornero già.
questione economica, non esiste, cioè, sì, non esiste più. L'unico punto su cui poi ha fatto un passo indietro è il licenziamento non per giusta causa, e va bene. Però più. Sostanzialmente tutta la discussione che però lui ha impostato, bisogna ammetterlo, perché voleva anche forse dal punto di vista ideologico uno scontro forte. Ideologico con il sindacato, è uno scontro che poteva tranquillamente evitare. Allora chiudo il giro con Elisa e poi andiamo in pubblicità. Sull'articolo 18 non mi sarei mai aspettata che Renzi arrivasse a tanto, e poi proprio la spaccatura che ha avuto con i sindacati, questo è un qualcosa che non si può accettare da un governo che dovrebbe essere di sinistra. Quindi un giorno mi spiegheranno perché hanno voluto levare l'articolo 18, perché gli imprenditori non era così un problema. Quindi c'è stato proprio un modo per far capire da che parte stava il governo Renzi. Cioè tu dici è stato un messaggio a tutti? Un messaggio chiarissimo, perché infatti poi lui non ha voluto dialogare con i sindacati. E questo non va bene, perché io non ho visto niente di innovativo da parte di questo governo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. La green economy, non so, è qualcosa che negli altri paesi sta andando avanti da noi. Qualche giorno fa è stato nostro ospite Bianconi, io ripropongo una sua dichiarazione. Lui dice di averlo sentito, che Renzi, quando era un baldo giovane e organizzava cene e incontri, diceva finanziatemi, alla presenza anche di Verdini, finanziatemi perché l'unico che caccerà i comunisti sono io. Io riporto quello che ha detto Bianconi, poi non lo so. Allora, in parte c'è anche riuscito, bisogna essere sinceri, sì, in parte c'è anche riuscito. Allora, mi devo fermare, io parto però sempre dai dati, durante la pubblicità ci pensate. Febbraio 2014, cioè quando si è insediato, la disoccupazione era al 13%, oggi è al 13,2%, la disoccupazione giovanile è salita dal 42,3% al 43,3%, il prodotto interno lordo cala dello 0,1%, e rispetto, parliamo del terzo trimestre quest'anno, rispetto allo scorso, cala di un altro 0,5%. I consumi sono al palo, anzi con una flessione dell'1%, gli 80 euro di effetti non ne hanno avuti, siamo finiti in deflazione. Questi dati cosa ci dicono? Che è una promozione, è uno stand-by o dobbiamo aspettare il 2015? State con noi, ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità. No.